Ciao amici nottambuli, ieri notte ho visto uno dei miei film preferiti con Pippo Franco, Sfrattato, Cerca Casa, Equo Canone. Data d'uscita 2 settembre 1983, regia Pier Francesco Pingitore. Un film carico di satira sociale, come si capisce dal titolo, il soggetto tratta l'emergenza abitativa, un problema che in Italia esiste da sempre, ma probabilmente raggiunse l'apice a cavallo tra i 70 e gli 80. Il film è ambientato a Roma, è da ricordare che in quel periodo nella capitale esistevano ancora le baraccopoli come a Montecioci e molta gente sognava almeno un alloggio popolare. Comunque vediamo un po' cosa c'è di interessante in questo film. Viene raccontata l'odissea di Marino Stroppaghetti, cioè Pippo Franco, capofamiglia che riceve lo sfratto dal comune e quindi sarà costretto a cercare un altro alloggio, un'impresa titanica. Il personaggio di Pippo Franco è come sempre un disperato, in cassa integrazione, indebitato con i negozianti del quartiere e per accumulare qualche soldo si arrangia facendo piccoli lavori di sartoria a casa. È indubbio che i personaggi di Franco sono sempre molto fantozziani, lo si intuisce anche solo dalla continua storpiatura del nome Stroppaghetti. Io personalmente li trovo proprio una variante romana dei vari fantozzi, anche se lo stile di Pingitore è molto diverso da Luciano Salce o Neri Parenti, comunque Pippo Franco è perfetto in questi ruoli. Nel resto del cast c'è anche Anna Mazzamauro, Angelica, moglie di Marino, poi il nonno Spartaco, cioè Oreste Lionello, e uno dei tre figli è Sergio Dipinto, tutti divertentissimi, soprattutto Lionello. Il film è diviso in tanti episodi, piccole tragiche avventure. Inizialmente Stroppaghetti si rifiuta di lasciare casa, o almeno ci prova buttandosi giù dalla finestra. Poi verrà raggirato dal dottor Pellecchia, Gigi Reder, un'altra presenza fantozziana, sedicente direttore dell'istituto Case Popolari, che si rivela un truffatore. Assegna a Stroppaghetti un alloggio che non gli spetta. E questo forse è l'episodio più ricordato del film. C'è una critica, diciamo, abbastanza simpatica al famoso Serpentone di Corviale, palazzone popolare lungo un chilometro sulla Portuense, all'epoca appena ultimato, è paragonato, senza girarci attorno, ad una galera. Tra l'altro, questa è una cosa che so, a Roma c'è la leggenda metropolitana che Corviale venne ideato inizialmente come un carcere, ma è chiaro che non è vero. Comunque, in questa parte del film ci si sofferma sull'infinita attesa per avere un alloggio popolare. Nel film ci sono 80.000 domande prima di arrivare a quella di Stroppaghetti. Poi da qui ci saranno altre peripezie per la famiglia. Cercheranno rifugio in una chiesa, dentro gli autobus parcheggiati al deposito ATAC, troveranno infine ospitalità nella casa del guardiano di un cimitero, Enzo Cannavale. E qui c'è un omaggio a Totò Cerca Casa. E per finire, ciliegina sulla torta, Marino si farà anche un po' di galera. Ultimo ma non ultimo, Bombolo, special guest, nei panni di Maciste, il macellaio, Angelica ha un debole per lui. E come taglia la carne Bombolo, non la taglia nessuno. Dialoghi molto divertenti, insomma, quasi un capolavoro. A me piace molto, vi consiglio il DVD, che purtroppo, a quanto vedo, nel momento in cui vi parlo, scarseggia. Sono rimaste poche copie su Amazon, ad un prezzo leggermente alto, probabilmente a breve verrà ristampato. Comunque consigliato. Quindi anche per questa volta è tutto, se non sapete che film vedere, ve li consiglio o ve li sconsiglio io, il cinefilo notturno. Se volete iscrivetevi, se no fate come vi pare, ci sentiamo alla prossima. Ciao amici nottambuli!